Ehi, hey, bentornati in questo nuovo video su Dragon Ball Super. Io sono Dlarz e oggi con la mia bellissima maglietta di Vegeta andremo ad aprire le nuove Lamin Cards di Dragon Ball Super sulla saga del Torneo del Potere. E ovviamente per questo video in collaborazione ringrazio tantissimo Diramix che mi ha fornito non solo il box da 24 bustine con le nuove Lamin Cards, ma anche ovviamente il nuovo raccoglitore in cui andremo ad inserire tutte le Lamin Cards che troveremo in questo video. Dunque, non so se vi ricordate, ma un paio di mesi fa avevamo già aperto su questo canale il primo set di Lamin Cards di Dragon Ball Super che andavano dall'inizio della serie fino alla saga di Black Goku e Mirai Trunks o Trunks del futuro, mentre queste della seconda uscita riguarderanno completamente la saga del Torneo del Potere, quindi andranno anche a concludere tutto l'arco narrativo dell'anime di Dragon Ball Super. Per chi di voi avesse visto l'anime fino alla fine. Io che l'ho fatto non vedo l'ora di aprire queste nuove bustine di Lamin Cards e trovare carte come, non so, la prima che è venuta in mente a tutti e anche a me, Goku Ultra Istinto. E non solo, anche Jiren, Hit, i Pride Troopers, tutti gli altri guerrieri dei vari universi, gli angeli, gli dei della distruzione, non lo so, ci saranno anche le carte di Zamasu, del Daishinkan, non ne ho idea. Scopriamolo insieme. Ma ovviamente prima di cominciare vi invito a lasciare un bel pollice in su a questo video. Vi raccomando, voglio vedere tanti 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 like per supportare questa serie. Un like se vi piace Dragon Ball Super e ovviamente un like per la mia bellissima maglietta, perché è veramente bella, eh. Cioè, è bella. E partiamo subito mostrando il nuovissimo raccoglitore, che non vedo l'ora di completare tutto. E non entrerà mai tutto quanto nell'inquadratura della videocamera, perché è veramente grande. Sul davanti abbiamo Goku, Torneo del Potere, ovviamente targato Diramix. Mentre sul retro abbiamo tutti i partecipanti del nostro universo preferito, quello che conosciamo benissimo. C'è anche, ovviamente, Freezer. Invece adesso passiamo al pezzo forte, ovvero le nostre Lamin Cards. Abbiamo un bel box da 24 bustine e ogni bustina contiene 5 carte. Se vorreste comprarle in edicola, le bustine costano 1 euro l'una. Le trovate ovviamente in tutte le edicole. Abbiamo Hit da un lato, Goku dall'altro, Jiren dall'altro, sul fondo niente. E qui abbiamo ancora Goku in procinto di sferrare una Kamehameha. Ma adesso basta con i convenevoli, apriamo il box, sfiliamo tutte le bustine, oh, non le lasciamo neanche una, e si comincia con lo spacchettamento. Mamma mia, che abbondanza di bustine! Negli ultimi spacchettamenti, quelli di un paio di mesi fa, avevo trovato addirittura la carta con il valore d'attacco più alta. Vediamo di riuscire a fare la stessa cosa. Comunque, più carte varie trovo, meglio è, anche perché il mio obiettivo finale è completare tutto il raccoglitore. E si parte subito con Vegeta, giustamente! La maglia non inganna. Poi abbiamo... Oh, Lavenda, si chiama qui. Ok, io sono abituato ai nomi giapponesi, quindi va bene. Fa parte del trio che conosciamo benissimo. L'abbiamo visto anche nel torneo di dimostrazione, di preparazione per Zeno-sama. Poi abbiamo Gohan. Vuon fa parte dei Pride Troopers, uno di quelli, insomma, non primari, un po' secondari, un po' lasciati in ombra. E poi abbiamo Vados, la compagna di Champa-sama. Ok, e adesso andiamo con la seconda bustina. In questa prima non abbiamo trovato niente di che, ma va bene, ci stava come riscaldamento. Oh mio Dio, Ribrian! Personaggio odiatissimo da tutti, e posso anche capirvi. E la troviamo subito silver, tra l'altro. Benissimo, almeno. Almeno è una silver, perché trovare Ribrian, insomma, mi fa venire in mente quegli episodi che non vedevo l'ora lei uscisse dal ring, ma ok. C17, Kaba. Poi abbiamo Goku Super Saiyan Blue e infine anche Sorbet. Il film La Resurrezione di Freezer mi è piaciuto molto. So che ad alcuni non è piaciuto, a voi è piaciuto? Ditemelo nei commenti, non so. A me sì, sinceramente. Poi rivedere Freezer è sempre bello. Goku! E abbiamo Gotenks, molto bello tra l'altro, preso direttamente da un'animazione dove sferra dei pugni. Una carta versus, Jiren versus Goku, giustamente, il combattimento più iconico della saga del Torneo del Potere. Non proprio in questa fase, ma ok. Attenzione, perché ritorna anche Fusion Zamasu. Pensavo che la saga di Black Goku fosse stata lasciata appunto alla prima parte delle Lamin Cards, invece la ritroviamo anche in questa seconda parte. Bergamo! Attenzione, attenzione, abbiamo trovato anche il secondo del trio. Andiamo ad aprire intanto una nuova bustina. Ho visto già Lord Beerus. E questa? E questa fa parte di una rarità nuova?
Oddio, Goku Super Saiyan Blue Kaioken. Ok ragazzi, ho controllato il raccoglitore per vedere la leggenda con le rarità delle carte che possiamo trovare, anche perché lì sono indicate, e a quanto sembra c'è solamente il bollino giallo per indicare le carte rare e il bollino grigio per indicare le card speciali. Quindi questa dovrebbe essere una card speciale, non ci sono delle sottosezioni come le silver eccetera, anche se comunque una silver l'abbiamo trovata, non so. Va bene, ne abbiamo trovato una carta speciale comunque di Goku Super Saiyan Blue Kaioken, direi non male comunque, eh? Stiamo già iniziando a trovare delle ottime carte. Poi abbiamo Goku, base, Piccolo, Mr. Satan e ovviamente Lord Beerus, che avevo già visto con il pattern delle sfere del drago sullo sfondo. Bene, bene, bene. Non male, non male fino ad ora. Mi sento abbastanza fortunato, ma ovviamente voglio trovare di più. E ho già visto Trunks del futuro, quindi sì, contando che poi qui c'è anche Black Goku, ci sono anche le carte della saga di Mirai Trunks e Black Goku. Poi troviamo Goten. Troviamo, oh, Basil, anche il terzo del trio è stato trovato. Universo 3 non me l'aspettavo, cioè non mi aspettavo che ci fossero proprio delle carte rappresentative degli universi, quindi complessive di tre personaggi. Abbiamo il dio della distruzione, l'angelo e il Kaioshin, quindi ottimo, ottimo, le voglio trovare tutte a questo punto. E abbiamo Trunks del futuro. Bene, sempre più intriganti queste carte. Si va avanti, ho trovato già una Versus, l'ho vista. E una Silver! Goku Super Saiyan Blue Silver. Poi abbiamo Piccolo, ancora Piccolo. Abbiamo Whis e infine un'altra Versus. Goku versus Jiren. Questa carta orizzontale. Bellissima. Non male, assolutamente non male. Vegeta! Gohan! Oh, è il Gohan del futuro! Perché come vedete gli manca un braccio, ha una manica pendente, vuota, fighissimo, quello del film. Poi abbiamo Goku Super Saiyan di terzo livello, Goku Super Saiyan e... Oh, salve Kale, salve Kale. Mi fa pensare ovviamente a Broly, essendo un personaggio basato su quel concept, e al fatto che sta per arrivare il nuovo film con Broly. Ne avete sentito parlare? Oh mio Dio, troppo hype. Eccolo! Ma salve! Trovato nella rarità massima, credo, di queste nuove bustine, Goku Ultra Istinto. Ehi, ma salve! Goku che... Sì, ha già gli occhi trasparenti, traslucidi, grigi, quindi... Ok. Poi abbiamo un bel Vegeta che sferra un calcione. Questa frase era diventata un meme nei miei vecchi spacchettamenti di Dragon Ball. Piccolo! Tenshinhan, o Tenzing che dir si voglia, eremita della tartaruga, il maestro Muten. Ok. Goku Ultra Istinto, salve, sapevo che prima o poi ci saremmo incontrati. Oh, oh, ho sentito delle carte ruvide, non vorrei. Vegeku, o Veget, o Vegito. Trunks versus Fusion Zamasu, una bella versus sempre orizzontale. Ah, Caseral, ok, ok, ok. Poi abbiamo Mai, e infine... Goku versus Goku Black, un'altra bellissima versus. Per adesso dei Pride Troopers abbiamo trovato, diciamo, quelli un po' più secondari. Va bene che lui non è propriamente secondario, cioè gli hanno dato un po' più di importanza rispetto agli altri. Però io voglio trovare Toppo, voglio trovare Jiren. Intanto abbiamo Goku, sempre della rarità massima. Abbiamo un altro Goku, Vegeta Super Saiyan Blue. Una versus, cioè Vegeta versus Ribrian, oddio, queste cose cerco di dimenticarle, me le fanno ricordare. E Hit, troviamo il primo Hit della nuova serie. Chi è che non ama Hit? Cioè, è troppo bello. Oh, attenzione, no, un altro Pride, mi sembrava Toppo perché non avevo visto la testa, avevo visto il corpo un po' grosso, mi sembrava Toppo, invece no, è Kettle, un altro Pride Troopers secondario. Poi abbiamo Goku Super Saiyan Blue, Bulma, salve, una versus Goku Black versus Vegeta Super Saiyan Blue e Trunks. Abbiamo trovato tutta la famiglia, Vegeta, Bulma e Trunks, perfetto. Mancava solo Bra, non l'hanno ancora fatta la carta di Bra neonata. Goku Super Saiyan God, Mai, Universo 10, eccoli qui. Ok, abbiamo trovato anche due, ne abbiamo trovato Universo 9, perfetto, adesso ne abbiamo già tre. E ovviamente C17, in versione Ranger, in versione come la conosciamo adesso, insomma. No, Bubbles, no! Perché Bubbles? Farà una mezza apparizione in tutta la serie.
Majin Buu con il cane, tra l'altro, il cane quello che ha fatto scattare la sua separazione dal Buu malvagio nella serie di Dragon Ball Z, il fantastico cagnolino. Tagoma io lo adoro, ragazzi, soprattutto poi quando Genius in possesso del suo corpo. Universo 7, eccolo qui, il nostro universo, ragazzi. E universo 12, siamo già a quota 5 carte universo. Riusciremo a trovarle tutte in questo video? Io ci provo. Oh, 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 finalmente! Finalmente! Manca solo Toppo adesso. Jiren Silver, bellissima. Poi abbiamo Gohan, Gregory, perché se c'era Bubbles non poteva mancare Gregory. Goku Super Saiyan di terzo livello e universo 6. E siamo a quota 6 carte universo, perfetto. Ho visto già Trunks, Goku, C18, piccolo, Kaba e... Non era Trunks, era Krillin... No, cioè, da così sembrava i capelli a caschetto di Trunks e invece era Krillin con il casco da poliziotto. Sono stato trollato da Krillin. Oh mio Dio, mi sembrava veramente il taglio a caschetto di Trunks. Invece era un casco vero. Goku Super Saiyan God, Goku Super Saiyan, Goku Super Saiyan Blue, va bene. Gohan! E Frost, giustamente, mancava anche Frost, in effetti. Chi ci manca da trovare dell'universo 6? Maghetta? Botamo? Sì, quelli tra i principali. Goku Super Saiyan, universo 1, Goku Super Saiyan Blue. Oh, ma salve, Giaco! Voglio vedere... Ok, i valori, perché vi ricordate cos'è che avevo trovato nel mio ultimo spacchettamento di qualche mese fa? Avevo trovato una certa carta con attacco 1. Voglio vedere se c'è una carta del genere anche qui. Intanto andiamo a trovare... attenzione! Goku Super Saiyan Blue della rarità massima, che non so come chiamare. Chiamerò card speciali come sul raccoglitore. Goku. Un'altra carta universo che mi mancava, universo 5. Oh, abbiamo Videl! Ma salve! Videl e Pan, anzi. Videl e Pan. Ok. E poi abbiamo Kale, molto molto bene. Sono contento che abbiano deciso di dedicare anche una carta a Videl e Pan insieme. Magari così, mettendole insieme, non si sprecano eventuali slot per altre. Probabilmente potrebbero esserci altre versioni di questa carta. Va bene, vedremo. Goten, Goten, appunto, parlando di altre versioni. Jiren vs Goku, Universo 3, l'avevamo già trovato. E Goku Black vs Goku. Attenzione, ragazzi, perché sono rimaste le ultime 5 bustine. Voglio fare un ultimo colpaccio finale. Attenzione, abbiamo Veget Silver, Goku Super Saiyan di terzo livello in un'altra versione rispetto a quella che avevamo già trovato, Mr. Satan, Lord Beerus e Toppo. Finalmente si palesa anche Toppo. Ma salve. Chissà se hanno fatto anche Toppo in versione quella finale che abbiamo visto poco prima della sua uscita dal ring. Quella era bellissima. Freezer, Whis, Basil. Oh mio Dio, Nigrishi. Oddio, cioè, ragazzi, talmente poco rilevante che mi sono dimenticato da che universo provenga. Mi sono dimenticato completamente della sua esistenza. No, vabbè, anche Shu, fantastico. Manca Pilaf, in effetti. Manca Pilaf, adesso voglio Pilaf. Oh, attenzione, colpaccio finale, l'abbiamo fatto, ragazzi. Rarità massima, Goku Ultra Istinto trovato anche in questa versione. Oh yes! Goku vs Freezer. Qui abbiamo di nuovo Caseral, Maestro Muten e Gotenks Super Saiyan di terzo livello. Ultime due bustine, ragazzi. Sono già contentissimo così. Ho trovato Goku Ultra Istinto in due versioni, va benissimo. Goku vs Jiren. Universo 4 che mi mancava, Vegeta Super Saiyan Blue, Goku vs Zamasu e Trunks vs Goku Black Super Saiyan Rose. O Rosé, non lo so. Nel doppiaggio giapponese dicono Rose, quasi con una Z. Attenzione! Vabbè, ragazzi, colpaccio anche nell'ultima bustina, non ci posso fare niente. Sculo dell'Arz anche su Dragon Ball. Vegeta Super Saiyan nella rarità massima. Goku, Chichi o Kiki, Bulma e... Oh! Zeno, Zeno del futuro e Gran Sacerdote, cioè il Daishinkan! All'ultima carta siamo riusciti a trovare anche questa!
135, fantastico. Infatti mi chiedevo dove fossero. Molto molto bene, devo dire uno spacchettamento ottimo a livello di sbustate. E dunque direi quindi che per questo video su Dragon Ball Super ci possiamo anche fermare qui. Io ringrazio Tiramix per avermi fornito queste 24 bustine più il raccoglitore, che adesso dopo il video andrò subito a riempire con le carte che ho trovato. Fatemi sapere se anche voi avete comprato le carte della nuova versione di Lamincards di Dragon Ball Super sul torneo del potere, e ditemi nei commenti quali sono le carte più belle e più forti che avete trovato. Io vi invito a lasciare un bel pollice su per questo video e noi ci vediamo alla prossima. Bye bye!